prossimo sale pum, 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 sull'elce, il leccio è l'elce, ma elce è più aristocratico, e dagli alberi non scenderà più, passando di ramo in ramo e d'albero in albero, Cosimo finalmente diventa adulto. Un divertente e magico viaggio tra le parole e il pensiero di Italo Calvino, accompagnati dalla simpatia del comico attore e commediografo fiorentino. È stata la serata di Paolo Hendel al Passioni Festival, che ha portato sul palco dell'Arena Eden lo spettacolo Viola e il Barone, un reading sui testi di Calvino accompagnato da due musicisti, Renato Cantini alla tromba e Michele Saino al contrabbasso. Io, come capita a tutti, per fortuna, ho letto Italo Calvino a scuola, ma a scuola sarà che ero troppo giovane. Mi piacque, ma lo lasciai un po' lì. Rileggendolo dopo, da uomo di una certa età, invece l'ho trovato meravigliosamente divertente, profondo, pieno di poesia, di leggerezza insieme anche di profondità. E ho detto, ma queste sono pagine che lette in pubblico fanno godere di certo. Era un'estate tutta lune piene, gracchi di rane, fischi di fringuelli. Il barone pareva in preda a una irrequietudine da uccello. Saltava di ramo in ramo, ficcanaso, ombroso, inconcludente. Autore eclettico mai banale, Paolo Hendel ha esordito come cabarettista negli anni Ottanta prima di muovere i primi passi nel cinema, dove ha lavorato con i più importanti registi italiani, indimenticabile nel ruolo del meccanico nel film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni. Te Giugno invece e tu ti tingi un po' troppo capelli, sai? Quello di Pieraccioni è stato, inutile dirlo, è stato uno dei più bei film suoi. E per me e per tutti quelli che erano lì con me è stato un godimento, perché si rideva, ci si divertiva, si improvvisava. Ecco, questa per esempio, te Giugno tu ti tingi un po' troppo capelli, mi venne in mente lì, perché c'era questo calendario con la donnina nuda che aveva due sfumature di colore diverse, diciamo così. Tutte le altre battute sono di Leonardo Pieraccioni.